Sono qui davanti all'ospedale di Livorno per raccontarvi l'ennesimo fatto di malorganizzazione che è accaduto a un signore, il quale ovviamente mi ha dato ampia delega e consenso per fare nome e cognome e raccontare fatti. Il signore in questione è il signor Marcello Bettini di Piombino. E in data martedì 7 luglio i genitori hanno un incidente automobilistico. Il padre viene ricoverato all'ospedale di Livorno. E il signor Bettini arriva nella struttura livornese alle 19.45 e gli viene consegnato un numero di telefono al quale chiamare per avere delle informazioni. E chiama per ben 25 volte senza ottenere uno straccio di risposta. Un'addetta alla sicurezza lo invita a recarsi al pronto soccorso, anche lì senza molto successo, addirittura viene accusato di rissa da una persona che neanche era presente al momento. Una volta appurato il fatto, gli vengono anche fatte delle scuse. Il problema è che questo signore continua giustamente a rimanere bloccato all'ospedale perché non riesce ad avere appunto notizie sul proprio genitore. Finalmente alle 22.30 riesce appunto a sapere, a conoscere le reali condizioni di salute del genitore. Quindi per ben 3 ore questa persona ha dovuto aspettare e giustamente preoccupato, perché si parla del padre, si parla di una persona comunque ultraottantenne, si parla di una persona cardiopatica. Io credo che non ci sia bisogno di alcun commento, ma questa è l'ennesima denuncia che deve essere comunque fatta e chi di dovere deve documentarsi, deve informarsi affinché episodi del genere non accadano mai più, perché è veramente una vergogna. Per avere delle informazioni bisogna aspettare 3 ore per poi scoprire, a detta di questo signore, che dalle ore 20 alle ore 21 al pronto soccorso non risponde nessuno.